Allora, ospite di oggi è Matteo Eidalin. Chi è Matteo? È un campione di sci alpinismo, ma un campione, ma di quelli veri però, con la C maiuscola, cioè uno che vince sul serio. Vince in Italia, vince in Europa, vince nel mondo e è detentore di record, di un sacco di record. Ad esempio, vittorie alla Pierramenta, vittorie al Mezzalama, che per chi non conosce bene il mondo dello sci-alpinismo è un po' come dire andare a vincere contro il Brasile a Maracanã oppure andare a vincere una partita tennis a Wimbledon. Matteo, grazie mille di essere qui con noi. Beh, grazie a voi. Beh, comunque, vabbè, non è proprio come andare a vincere al Maracanã. Il paragone un po' ci sta, ma c'è un po' meno visibilità rispetto a quelle performance lì, via, un po' meno eco. Sicuramente, sicuramente lo sci alpinismo non è uno sport ricco come il calcio, non è uno sport ricco come il tennis. Stiamo però parlando comunque di Matteo, grande campione, che campione italiano, campione europeo, campione del mondo, campione di tutto. Quindi taglio qui perché se dovessimo parlare del tuo palmarès ci vogliono un'oretta, forse in un'oretta riusciamo a dire tutto. Quindi ci No, limitiamo. ce la caviamo con molto meno, ce la caviamo con molto meno e poi Non ne sono certo. Comunque, diciamo che Matteo è uno che vince da tanto tempo e vince roba grossa. Allora, la prima domanda che ti voglio fare, Matteo, è perché Steppen? Perché Matteo è stato soprannominato Steppen. Dici perché? ma sì, perché vabbè, adesso te ad esempio già quando dici campione di tutto un po' mi metti in difficoltà perché io alla fine c'ho sempre un po' il mio modo di vedere le cose e sono convinto che chiunque di noi sia campione in qualcosa e quindi vabbè, io per fortuna ho avuto un po' ho trovato lo sci-alpinismo in cui riesco a esprimere un po' la mia personalità sia sportiva che appunto proprio morale. Però ognuno di noi c'ha quella cosa lì, quindi io non mi sento campione di tutto, come dici tu, mi sento più o meno uno di quelli che hanno trovato un loro ambiente, una loro parentesi in cui riescono a esprimersi e basta. E la storia dello Steppen nasce un po' dal fatto, come dicevamo noi un po' qualche anno fa tra di noi per scherzare, di essere dei cani della steppa, nel senso che eravamo un po' così buttati allo sbaraglio nelle nostre cose, però in quello che facevamo riuscivamo abbastanza bene, e quindi da lì poi è nato Steppenwolf, un abbreviativo, poi abbreviato con lo Steppen, e da lì poi è continuato un po' a chiamare un po' tutta la gente che esce un po' dai canoni normali di quelle che sono le regole di tutti i giorni sociali, via, uno può essere uno Steppen se fa le cose alla sua maniera, che sia nello sci-alpinismo, che sia non so, nel costruire un tetto piuttosto che nell'aggiustare una macchina, via. Bellissimo, bellissimo Matteo quello che dici. Ti ho voluto fare questa domanda perché io tanto tempo fa, e un po' mi ci ritrovo ancora, mi avevano soprannominato Grizzly. È un po' me ne ero dimenticata di sta cosa qui. Poi un mio amico un po' di tempo fa ci siamo sentiti e mi ha detto: ma ti ricordi quando ti chiamavamo Grizzly? E io ho pensato, come sai Matteo, sono appassionato di ultra trail. E di fatto io passo ore e ore nel bosco da solo a correre e ho pensato, ah ecco perché mi chiamavano Grizzly. E Matteo, grande campione, soprannominato Steppen, mi è piaciuto trovare questa somiglianza in questo lato animale. Allora, Esatto. sci-alpinismo Matteo è sport di resistenza, sport di fatica. Insomma, bisogna darci dentro, bisogna allenarsi. E una domanda che mi fanno spesso e che io voglio fare anche a te è questa: tu hai sempre voglia di allenarti? Assolutamente no, penso che come ogni cosa quando tu la fai spesso cadi un po' in quella che tristemente viene chiamata la monotonia e quindi anche se è la cosa più bella del mondo, dopo un po' che la fai non hai più voglia di farla.
Assolutamente. E quindi non ho sempre voglia di allenarmi come altri non hanno sempre voglia di andare a lavorare, e penso che a volte anche quando ti ubriachi il giorno dopo non hai voglia di bere birra o vino, per assurdo, che invece in realtà dici è una cosa bellissima e mai potrebbe venirti in mente di non avere voglia di farlo, tralasciando altri aspetti, altri esempi che adesso la gente che ci sta ascoltando sicuramente starà pensando, ma vabbè, non cadiamo subito nel malizioso, magari lo facciamo tra qualche minuto. Esatto, aspettiamo ancora un paio di minuti. Allora, scusa Matteo, se non hai sempre voglia di allenarti, come fai ad allenarti quando non hai voglia? Dove trovi la forza di farlo, la voglia di farlo? Ma allora, tante volte bisogna un po' crearsi dei pseudo escamotage, un po' degli inganni personali, come dico io, che possono ad esempio essere il fatto di variare un po' un determinato allenamento piuttosto che variare lo sport. E quindi, se vai sempre in bicicletta, un giorno dici oggi vado a correre, che almeno mi passa un po' di più, o cambiare i percorsi, o quando proprio non hai voglia, magari metterti d'accordo con qualcuno il giorno prima o anche la mattina stessa, in maniera che nel momento in cui tu sei d'accordo con qualcuno, pur di non paccarlo, comunque parti e qualcosa fai. E poi ci sono veramente i giorni in cui di voglia ne hai proprio zero e allora magari non fai niente, però bisogna sempre comunque ogni tanto cercare anche di autoimporsi e da farsi. Assolutamente, quindi a quel punto lì dalla motivazione si passa alla disciplina, che è tutta un'altra cosa. Uno con la disciplina fa le cose anche quando non c'ha voglia di farlo, quindi Sì, sicuramente. diciamo che la motivazione fa la gran parte del lavoro e quando la motivazione viene un po' a mancare bisogna trovarsi l'autoinganno, che è anche solo farsi venire fame, ad esempio, per il pranzo, quindi dire ho fatto qualcosa e senza dover per forza, secondo me, per come la vedo io, cadere nella disciplina. La disciplina è un jolly che uno deve giocarsi proprio di tanto in tanto. Se tutti i giorni devi autodisciplinarti, vuol dire che una cosa non te la vivi sereno e quindi non può andare avanti più di tanto. Va un po' contro natura il fatto di imporsi una determinata disciplina, dovrebbe venire un po' più naturale, quindi diciamo che quella è un po' una carta da giocarsi il più raramente possibile nello sport. Ah, bella, bella, questa visione della disciplina mi è nuova e molto bella, ti ringrazio. Che poi è personale, Sì, sì. qualcuno sicuramente storcerà il naso perché c'è tanta gente che invece interpreta lo sport proprio solo come un'autodisciplina e loro ci vivono benissimo lì e quindi buon per loro. Per me non funziona così, quindi io rispetto il loro punto di vista e in parte li stimo anche, e io faccio un po' più alla mia maniera, che è quella che appunto di cui stiamo discutendo, via. Quindi per te, Matteo, gioca comunque un fattore importante il fatto comunque di provare piacere in quello che fai. Assolutamente, ma penso che questo debba essere una cosa sia sportiva, ma proprio nella vita in generale. Devi sempre cercare di farti piacere quello che stai facendo, perché altrimenti o lo fai male o comunque è tempo nella vita, tra virgolette, non investito ma sprecato. Perché se tu fai un lavoro, ma quel lavoro che fai non ti piace, purtroppo sono tante ore al giorno che uno vede come buttate in fumo e non farsi piacere un lavoro che stai facendo solo per avere la domenica libera, purtroppo è una cosa che io ritengo un po' triste e quindi bisogna sempre cercare di, in quel caso lì, trovare un'alternativa, secondo me. Poi non tutti possono permetterselo, non tutti hanno la fortuna di farlo e qualcuno è obbligato a stare lì, però in quel contesto lì uno deve comunque cercare di guardare l'aspetto positivo e cercare la cosa bella di farti piacere il proprio lavoro, anche se devi andare in ufficio e ti sta sulle palle andare in ufficio, non lo so, speri di trovare una fighetta nell'ufficio a fianco che almeno ti possa far passare di più la giornata e dici anziché vado al lavoro vado a guardare la tipa, per esempio. Ognuno trova le sue motivazioni. Esatto, è quello che secondo me bisogna fare. Fantastico. Senti, allora, già che stiamo parlando di trovare la motivazione, un'altra cosa che ti voglio chiedere è come fai tu a trovare la motivazione per fare tutto quello che fai sapendo che quello che c'era da vincere l'hai già vinto? Come fai a trovare altri motivi per darti così tanto da fare?
Ma allora, tante volte ti dico che non è una cosa così facile perché la motivazione è tra l'altro una cosa molto, molto altalenante, che ogni tanto ce l'hai e non sai bene perché, ogni tanto quando dovresti averla invece va via. Quindi anche lì bisogna conoscersi un po' bene, ogni tanto essere un pelo introspettivi e cercare di capirsi e imparare dalle proprie esperienze negli anni e non dimenticarsene. Poi la motivazione tante volte è cerchi qualcosa di nuovo, non lo so, cerchi una nuova sfida, comunque c'è sempre una gara che non hai, magari che non hai vinto, che ti tieni un po' come progetto, come dico io, di fine carriera, una gara che comunque hai già vinto magari più volte, ma continua lo stesso a motivarti, quindi dici provo a vincere ancora una volta, o magari provo a vincerla con un compagno diverso, o comunque dici sono con una buona squadra e cerco di non deludere la squadra, perché comunque magari altri nella mia squadra non l'hanno mai vinta e quindi per rispetto suo mi devo impegnare, e perciò la motivazione in qualche modo devi sempre cercare di trovarla. Io fino ad oggi diciamo che ci sono sempre abbastanza riuscito, anche io ho avuto i miei alti e bassi, periodi in cui non ero assolutamente motivato e niente, ti posso dire che comunque la motivazione è fondamentale per fare un determinato tipo di sforzo, specie nello sport di endurance, perché se non hai la motivazione, non hai voglia di far fatica, puoi avere tutte le gambe che vuoi, ma se non hai voglia di faticare non vai forte, quindi finché c'è la motivazione io sicuramente continuerò a fare le gare. Quando non riuscirò proprio più a trovarla, vuol dire che sarà arrivato il momento di smettere. Penso che sia un po' quello lo spartiacque definitivo. Allora, io voglio provare a fare una cosa, Matteo, perché abbiamo parlato di motivazione, abbiamo parlato di cercare il nuovo, di variare, abbiamo parlato di tutto questo declinato in quella che è la vita di un atleta professionista. Io però ti vorrei far notare a poi chi ci ascolta che questo vale anche non solo nello sport, perché io, magari l'atleta non ha voglia di alzarsi e fisicamente fare certi sforzi che bisogna fare, soprattutto negli sport di endurance. Dall'altra parte ci sono un sacco di persone che si devono alzare presto, devono magari fare un viaggio o con i mezzi o con la macchina, nel traffico, andare in un ufficio, andare in un posto di lavoro dove magari fanno qualcosa che non gli piace. Magari insieme a persone che non gli sono particolarmente simpatiche. Quindi questo cercare di trovare qualcosa di nuovo in qualcosa che già conosciamo può essere uno stimolo anche per chi non è uno sci-alpinista professionista, però magari semplicemente se riusciamo ad alzarci un po' più volentieri quando dobbiamo andare a lavorare, è già una bella vittoria. Cosa ne dici, Matteo? Ma questo sì è una cosa che sicuramente non è solo legata allo sport, ma è legata a qualsiasi aspetto della vita. Poi purtroppo relativizzare è sempre facile. È chiaro che quando tu sei in una posizione in cui puoi cambiare le tue dinamiche, è anche facile dire queste cose perché, per quanto mi riguarda, un giorno posso alzarmi alle 8 e fare sci-alpinismo, il giorno dopo posso alzarmi alle 11 e andare a correre, non ci sono problemi. Purtroppo, per chi lavora e fa sempre lo stesso lavoro, deve essere in ufficio, questa cosa è molto più difficile da realizzarsi, ma specie per chi non lavora da solo e magari c'è qualcuno, un capo, che gli impone determinate cose. Diventa praticamente impossibile, però questo è il principio base che bisognerebbe cercare di rispettare per farsela passare, per vivere in maniera più serena possibile. Poi non è sempre facile da attuare, purtroppo. Io nel mio ci riesco e ho sempre lottato per cercare di rimanere su questa lunghezza d'onda e altri purtroppo magari fanno così ma non ce la fanno, perciò non è che dico che sia facile assolutamente, però è comunque sicuramente una gran base da cui partire. Vale la pena provarci, quantomeno. Vale la pena, sì, almeno prenderla in considerazione e provarci, poi alternative quasi sempre ce ne sono, quindi tante volte uno deve anche pensare un attimo alle alternative, se una determinata cosa non gli va bene, capire che cosa ha da perdere, farsi un attimo un calcolo e poi purtroppo c'è anche chi deve rimanere dov'è senza avere altre scelte, però se uno le altre scelte le ha,
una determinata cosa non gli va bene così, tanto vale provare a cambiarla, perché tanto persa per persa magari va meglio. Certo. Senti Matteo, quanto è importante nel tuo mondo e soprattutto per te in qualità di sia di atleta sia di uomo, quanto è importante l'aspetto mentale in quello che fai? Ma l'aspetto mentale è importantissimo per tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso. Quindi per permetterti comunque di fare le cose serenamente, senza cadere nella routine, cercando di essere sempre motivato. Poi a me a volte fanno un po' ridere quelli che ti dicono la testa conta con che percentuale conta la testa piuttosto che le gambe. Quella è una cosa molto personale e anche lì è sempre un po' relativo. Diciamo che l'aspetto motivazionale, l'aspetto mentale, se tu sei a posto da quel punto di vista lì, ti permette di sfruttare al meglio le tue capacità, quindi tu puoi dare il 100% fisicamente se tu sei motivato e mentalmente a posto. Poi non è che con l'aspetto mentale si faccia tutto, come a volte alcuni preparatori credono, che uno ti dice sì, tu perché mentalmente possiamo fare tutto, quindi io posso andare a fare i 100 metri olimpiadi. No, perché se le mie gambe possono fare 100 metri solo in 13 secondi, se io sono 100% mentalmente focalizzato, farò sempre 13, non faccio 10 secondi. E se poi mentalmente non ci sono, farò 14 o 15. Perciò diciamo che la testa è fondamentale per potersi esprimere al 100% fisicamente. Chiarissimo, chiarissimo Matteo, e mi piace. Ovviamente se anche fisicamente non sono proprio in formissima, ma ho tanta voglia di faticare e sono sul pezzo mentalmente, uno riesce a fare comunque una gran perf, perché riesce a sfruttare quello che il tuo fisico in quel momento ti dà. Viceversa invece, se tu fisicamente sei al top ma mentalmente non hai voglia di far fatica, ecco che a quel punto delle tue qualità fisiche magari ne sfrutti solo la metà, e quindi preferisco non essere magari al top fisicamente ma esserlo mentalmente. In quel caso lì, secondo me, la testa gioca un ruolo fondamentale per quello. Perfetto, chiarissimo. Quindi per te la motivazione, cioè la testa, è la risorsa che ti permette di sfruttare al meglio le altre risorse, cioè se sei al 100% di testa, sfrutti il 100% del tuo corpo. Esatto. E se è ovvio che se sono alto 1,50 m e se sono di testa al 100%, difficilmente vinco la gara di schiacciate dell'NBA. Impossibile, esattamente quello. Tante volte invece la gente, i preparatori dicono perché se voi uno lavorasse di più sulla testa potrebbe migliorare. Non so, a volte certa gente ti tira fuori delle cose che non stanno né in cielo né in terra, e in quel caso io dico aspetta un attimo Stefano, perché non è che se tu mi metto anche a fare 10 ore di yoga tutti i giorni, non è che vado per forza a vincere il Tour de France o il maratone di New York, perché le mie gambe non riescono a fare quella cosa lì. Posso magari migliorare un pochino in quello che faccio, che sarebbe già una gran cosa. Perfetto, chiarissimo. Sport, quante volte sentiamo la frase sport maestro di vita, e penso che qui siamo tutti d'accordo. Quello che ti voglio chiedere è, in un momento difficile come questo, dove una pandemia mondiale, che sembra di fatto lo è, la trama di film horror che fino a un anno e mezzo fa vedevamo proprio solo come film, e ora invece l'abbiamo vissuto, lo stiamo tuttora vivendo, anche se fortunatamente stiamo un po' vedendo la luce in fondo al tunnel, come si suol dire. Quello che ti voglio chiedere è, nella tua esperienza sportiva, con tutto quello che hai imparato dallo sport, secondo te quale potrebbe essere una lezione che in questo momento le persone dovrebbero conoscere per poter vivere al meglio questo momento, che è sì un po' meglio di quello che c'è stato fino a un po' di tempo fa, però non siamo ancora proprio bene fuori dal casino? Cosa potrebbe essere questa lezione, Matteo? Ma indipendentemente dallo sport, che poi comunque nello sport in parte funziona così, è il cercare di sfruttare i momenti belli e cercare di vivere queste cose in maniera un po' personale, senza aspettarti troppo dal prossimo e dalla società attorno a te. Lo sai benissimo anche te, quando magari
sei in giro per i boschi a farti le tue uscite, tutto, stai bene senza il bisogno che altri ti mettano nella condizione di farlo. E secondo me lo sport, specie lo sport individuale e di endurance in questo caso, cioè gente come magari noi o che conosce un po' queste dinamiche, per star bene ha bisogno anche di poco, si accontenta di cose un attimo più semplici, ci lasciano uscire, fare il tuo sport e tutto, tra le endorfine, tra il fatto di essere libero, tu comunque stai bene, non hai bisogno per forza che tutto il mondo giri come deve in quel momento. Magari una cosa anche un po' egoistica questa cosa che sto dicendo, però in parte a un certo punto, quando poi tutte le cose attorno girano nella maniera che uno non vuole, bisogna anche guardare un po' a se stessi e quindi diventare in qualche modo egoisti, senza danneggiare per forza l'altro, ma cercando comunque un po' di serenità dentro le tue cose semplici, il fatto di stare per gli affari tuoi, andare in montagna e farti il tuo sport con le tue endorfine personali, arrivare a casa e berti la tua birretta. Io penso di star bene. E secondo me tanta gente che non ha la fortuna magari di poter fare queste cose se l'è vissuta sicuramente molto peggio. Mi piace tantissimo quello che stai dicendo, in più aggiungo un pezzetto. Quello che tu dici è, magari questa cosa qui può essere vista un po' come qualcosa di egoistico, però poi ricordiamoci che se nel momento in cui Matteo torna a casa dalla sua uscita, Max torna a casa dalla sua uscita per i boschi, per i cavoli suoi, dopo essere stato per i cavoli suoi per ore, poi quando poi torni, diciamo così, nella società, siccome stai meglio, stai anche meglio con gli altri. Questo è sicuro, sei molto più pronto a sopportare cose che magari prima non avresti sopportato, perciò anche questo fa parte del gioco, esatto, è una cosa in parte egoistica che però poi di cui altri ne beneficiano, quindi sicuramente se tutti facessero così anziché sfogarsi poi sul prossimo, si starebbe probabilmente molto meglio. Sono d'accordo, sono d'accordo. Senti Matteo, raccontaci se ti va un aneddoto particolare. Stavo per dire della tua carriera sportiva, però magari anche non della carriera sportiva. Non ti voglio chiedere le cose del tipo cosa si prova quando stai per tagliare il traguardo di Coppa del Mondo, eccetera, eccetera, perché sono domande che ti hanno già fatto un sacco di persone. Io invece ti voglio chiedere qualcos'altro. Raccontaci un episodio, un retroscena, qualcosa che, non so, qualcosa di particolare. Ma adesso buttata così, se non mi dai un'imbeccata non mi viene niente di aneddoto legato proprio così della vita in generale, cioè ce ne sono talmente tanti e alcuni magari anche che è meglio che non vadano raccontati, che non me ne viene in mente uno da raccontarti preciso adesso buttata così. Allora ti provo a dare l'imbeccata. Prova a ripensare alla vittoria più bella che ti viene in mente, non individuale, poi dimmi se ti va, anzi dici, qual è stata la prima cosa che hai detto al tuo compagno di squadra quando vi siete guardati, cazzo abbiamo vinto. Cosa hai detto? Ma in quel caso lì la vittoria è sicuramente il mezzalama quando abbiamo vinto nel 2013, perché in quel momento non eravamo assolutamente la squadra favorita, perché erano i tre migliori in quel momento, che erano Bombardion, Jacques Mou e Kylian Jornet, si erano messi assieme. Noi eravamo sicuramente la squadra che sulla carta si sarebbe giocata il secondo posto, e invece siamo riusciti a vincere e niente, a volte poi al traguardo quello che ci siamo detti è stato probabilmente o abbiamo battuto i supereroi oppure abbiamo una roba in meno da fare nella vita, ma comunque sia alla fine sì, noi ci abbiamo creduto, abbiamo lottato e è un po' andata in quel caso lì neanche male agli altri, però non lo so, noi ci è andata talmente bene che quel giorno ci si è aperto un po' un mondo sulle nostre possibilità che fino a quel momento non avevamo pensato, non avevamo troppo tenuto in considerazione, quindi l'episodio, forse la lezione è un po' quella che sì, bisogna sempre crederci anche quando magari le cose in partenza
sembrano perse perché comunque la palla è pazza, tutto può succedere, quella volta lì è stato così e poi c'è un po', è stato un po' l'episodio che ha cambiato anche in parte per me e Lenzi un po' la nostra carriera e il nostro futuro delle gare a coppie, insomma. Bellissimo, bellissimo. Senti, dopo tutto quello che hai vinto, cioè, cos'è qual è ancora l'obiettivo, quello grande che ancora non hai realizzato? Ce l'hai? Ci hai già pensato? L'obiettivo grande è che, vabbè, purtroppo ti dico, a livello sportivo ci sono sempre degli obiettivi che è meglio non vedere troppo come grandi perché a volte magari poi fanno quasi paura e uno si sente un attimo preso male quando li devi raggiungere o quando non li raggiungi. Poi purtroppo nello sport, vabbè. Per quanto riguarda il mio sport, avevo i mondiali individuali che ancora non avevo vinto e quest'anno per fortuna sono riuscito a vincerli, quindi io ho coronato un po' un sogno sportivo, se vogliamo. E poi nella vita invece di obiettivi ce ne sono tanti. Quello che personalmente è sempre un po' labile, che ogni tanto si riesce a raggiungere per qualche periodo, è un po' quella pseudo felicità, quella sintonia tra gli elementi in cui tutto quanto va bene per qualche giorno. E poi arriva sempre qualcosa a spezzare un attimo quell'armonia e il mio obiettivo, il mio sogno sarebbe avere quella sintonia degli elementi e quell'armonia cioè, senza che venga mai rotta da altro, però purtroppo lì poi subentrano anche altre robe esterne che non dipendono da me, io però tutti i giorni cerco di far sì che questa cosa accada e poi che ci riesca o che non ci riesca, questo purtroppo lo si vedrà. Bello, bello. Ultima domanda, che è un po' il domandone finale, stile quiz anni 80. Vai. Matteo, perché fai quello che fai? Perché sinceramente non lo so, me lo sono chiesto tante volte ma non ho mai trovato una risposta precisa, perché mi ci sono trovato dentro un po', visto che era una cosa che mi faceva stare bene, ho continuato e ho cercato di portarla, non lo so, a livelli buoni perché sono fatto così e probabilmente sono nato magari un po' per fare queste cose e basta, non è che ci sia un perché esatto, tante volte è inutile chiedersi troppi perché, tanto vale vivere le cose mentre uno le ha lì e basta, quindi sinceramente il perché non te lo so dire. Mi hai risposto Matteo. Dunque, Matteo detto Steppen, grazie, grazie davvero. Mezz'oretta di chiacchierata volata, grazie di quello che ci hai raccontato, delle esperienze che hai voluto condividere con noi. Se Grazie a te, Max. Matteo, senti, se qualcuno vuole curiosare, vedere quello che fai, seguirti, io per esempio ti seguo su Instagram. Possiamo dire anche agli ascoltatori, chi volesse seguire Matteo lo può fare su Instagram. Sì, su Instagram, Facebook, ci sono un po' questi social che, vabbè, dico già che non li gestisco io personalmente perché io purtroppo, come qualcuno magari avrà capito, ho provato a indovinare da questa intervista, sono uno un attimo a cui piace stare per gli affari propri e a cui non piace farsi proprio dell'autopropaganda e della pubblicità sui social, quindi questa pagina dei social la gestiscono persone vicine a me, mio fratello, in particolare, e mi danno una mano. Io sono ancora col vecchio telefono, Nokia che manda solo gli SMS, e purtroppo, infatti, tu lo sai bene che per questa intervista hai dovuto un attimo anche sbatterti per registrarla visto che non poteva fare le videochiamate, e guarda, ti chiedo anche scusa. Perciò, niente. Comunque anche via sui siti, ogni tanto fanno qualche ritrasmissione delle gare di sciapinismo anche su Rai Sport o qualche riassunto, ogni tanto mi si vede, comunque sì, per seguirmi più che altro ci sono i siti specializzati e le pagine social, questo è un po', sono un po' le cose principali, via.
Perfetto, perfetto. Sì, è stata un'intervista sicuramente diversa dal solito, proprio perché sto parlando con il mio telefono e con un microfono in mezzo mentre registro. E di solito invece, sai, l'atleta c'ha la sua postazione da youtuber super figo, invece Matteo col suo bel Nokia che adesso spegne e svanisce nei boschi per qualche ora. Sì, vabbè, posso anche lasciarlo acceso, tanto questi qua la batteria tiene botta per almeno una settimana, quindi problemi non ce ne sono. E poi Hai comunque, va bene, nel caso ti dovesse capitare qualche altro cane della steppa come me, almeno sei già organizzato. Vedila così che anche te qualcosa magari dici, non l'ho fatto per niente, hai installato questo pseudo impianto di registrazione, magari in futuro servirà di nuovo, chi lo sa. sicuramente servirà di nuovo perché comunque i cani della steppa siamo in tanti, diciamo così. Sì, esatto, siamo in tanti. Bisognerebbe solo trovarsi e fare una gran cena una volta, una grande sbronza tutti assieme e vedere un po' cosa va a finire, come va a buttare il tutto. Questa me la segno, eh. Ricordati che verrò a bussare per questa cena Tu segnala, apocalittica. sai dove trovarmi e quando ne trovi altri facciamola che da non essere proprio troppo troppo numerosi, boh, troviamo anche qualche ragazza, però da non essere solo proprio un gruppone di maschiacci, qualche ragazza steppen ci sta sempre, va, che ci divertiamo un po' di più. Ce ne sono tante anche di loro. Esatto, tanto comunque fra steppe non ci facciamo la guerra, cioè siamo tutti pronti a condividere nel caso nella serata e divertirci tutti assieme, perché giustamente lo spirito deve essere quello. Sempre così. Matteo, grazie mille, grazie Grazie a davvero te Max, e alla a presto, prossima. Ciao Matteo. grazie, ciao ciao, buona giornata.